Sportello Italia. E se non fosse solo spread. Buongiorno da Americo Mancini. Allora, l'indirizzo di posta elettronica economico @rai.it per i WhatsApp. Il numero è 335 80 97 742. Siamo anche su Facebook e Twitter. Venerdì è il giorno delle eresie economiche. Emiliano Brancaccio, professore, buongiorno. Buongiorno, grazie. Allora, qual è l'eresia di oggi? Oggi parliamo di Angela Merkel, che ieri, in quel meraviglioso consesso di capitalisti illuminati che è Davos, ieri anche... Davos, gli svizzeri dicono Davos. Noi ci atteniamo naturalmente ai capitalisti illuminati. Esatto, da Davos ieri ha anche cercato di spiegare che lei non è cattiva, ma che la disegnano così, un po' alla Jessica Rabbit, se lei ricorda. E a che cosa si riferiva? Angela si è lamentata del fatto che durante la crisi dell'Eurozona tutti ce l'avevano con lei, perché lei imponeva alla Grecia e agli altri reprobi di stringere la cinghia e di fare le riforme. Ma adesso, dice Angela, adesso che tutti le danno ascolto, che i greci e gli altri si sono adeguati alla disciplina di bilancio e alle riforme, adesso lei dice che finalmente le cose vanno bene. Quindi noi reprobi possiamo capire che anche la nostra governante d'Europa non era affatto cattiva, lei era buona e aveva ragione. E visto che siamo diventati bravi ragazzi, Angela oggi ha pure in serbo per noi non solo l'antico bastone dell'austerity, ma anche la nuova carota del Green Deal europeo, cioè Mi scusi, che ne penseranno i greci? E appunto, questo è un po' il discorso, perché insomma, questo è un po' il radioso futuro europeo che nostra signora Angela ieri ha illustrato al mondo dal luccicante palco di Davos. Non mi faccia troppo lo scettico, Io però comprendo, guardi, io comprendo che tra i capitalisti illuminati di Davos non è tanto carino muovere obiezioni agli ospiti. Di solito, come lei sa bene, le interviste scivolano via, diciamo, un po' leggiadre, tra miele e zucchero. Non sempre. Di solito è così. E così è stato ieri anche per Angela, naturalmente. Io però, che di Davos non conosco molto bene l'etichetta, un paio di cose a nostra signora Merkel le avrei fatte notare. Ma tipo? Per esempio, questo benedetto Green Deal europeo, che suona così bene, 1.000 miliardi, in realtà chi conosce il meccanismo europeo sa che i fondi pubblici saranno molto meno della metà, ma poi divisi per 10 anni, in percentuale europeo si riducono a un misero 0,3% del PIL. Ecco, parlare di svolta verde, come fa nostra signora Merkel, francamente è un pochino pretenzioso. Ma poi, sa, riguardo alla Grecia e agli altri reprobi redenti, Angela ci dice che adesso le cose vanno bene proprio grazie alle austerity e alle riforme. Io però, se guardo i dati, non mi trovo, perché dal 2008 al 2016 la Grecia ha visto crollare il PIL di circa 160 miliardi di dollari, praticamente la metà della produzione del paese si è volatilizzata sotto i colpi della crisi e dell'austerity. Negli ultimi 3 anni la Grecia ha recuperato appena un ottavo del crollo precedente, è un po' come se in una partita di calcio in cui la nostra squadra del cuore perde 8-0, la Merkel ci abbona un gol e ci chiede di esultare perché ora perdiamo solo 7-0, ma non c'è mica tanto da esultare. Ecco, magari sarà poco consono per la felpata etichetta di Davos, però se l'anno prossimo qualche impertinente plebeo si infiltrasse tra le file dei capitalisti illuminati e sollevasse le piccole obiezioni come queste, ebbene, magari avremo qualche motivo in più per prestare attenzione a quel luccicante, ma per ora effimero e inutile palcoscenico. Mi faccia fare però anche l'europeista. I greci andavano in pensione dipendenti pubblici a 50 anni, insomma, questo ce lo potevamo permettere, o meglio, permettere? Però guardi, tra trucchi di bilancio di cui tanto si è parlato, generosa assistenza e così via, in realtà i sacrifici che poi sono stati fatti dalla Grecia dal 2010 in poi sono 10 volte le spese un po' allegre e i trucchi che sono stati fatti in precedenza. Insomma, hanno esagerato. Questi sono gli ordini di grandezza. Hanno esagerato con l'austerity più che con l'allegra spesa. Ricordo che nelle scuole greche, insomma, è successo diverse volte che i bambini, nel momento più duro della crisi, alcuni svenivano perché denutriti, insomma. Ecco, abbiamo assistito anche a questi casi. Quindi, insomma, per dovere di cronaca. Certo,
certo, l'equivalente di una guerra, possiamo metterla con questi ordini di grandezza e con questi parametri. Professore, io la ringrazio e noi ci ritroviamo venerdì per un'altra eresia economica. Grazie. Grazie.